Questo video è nato a causa dell'esigenza di telefonare dall'estero alla propria famiglia, senza, spendere una fortuna in chiamate. L'unica cosa di cui si deve essere possessori è un centralino Asterisk e un iPhone e chiaramente una linea wireless da utilizzare. L'idea è molto semplice, si tratta di installare Zoiper come app sull'iPhone e collegare l'iPhone stesso come interno al centralino. Questo comporta, diciamo, un abbattimento notevole dei costi, soprattutto se l'ufficio ha un contratto omnicomprensivo per le telefonate nazionali ed urbane. È chiaro che però bisogna stare molto attenti su tre fattori fondamentali. Il primo è quello che la password dell'interno da utilizzare deve essere molto molto complessa. Il secondo è installare il fail-to-ban all'interno dell'asterisk, il cui compito è quello di bannare, di bloccare gli indirizzi IP, dal quale arrivano richieste di collegamento con password sbagliate per più di 3 volte noi usiamo. E il terzo, e dove in pratica la paranoia aumenta notevolmente, è quello di bloccare tutte le telefonate internazionali, direttamente dal proprio fornitore di fonia. Spero che questo video sia gradito per voi. Buona visione. Facendo riferimento a quanto detto nella premessa, a questo punto dobbiamo accedere al nostro indirizzo IP del centralino telefonico. Inseriamo la login e la password e creiamoci un'utenza da associare all'iPhone. A questo punto possiamo fare un ulteriore test molto, molto interessante. Creiamo sia un'utenza di tipo IAX2, la chiamiamo 231, 231, facciamo IAX2 231. Gli andiamo a mettere una password, Beeble 2012, chiaramente sempre il solito discorso, non utilizzate mai queste password poco complesse. Andiamo ad effettuare il submit. Ritorniamo sulla estensione appena creata e andiamo a inserire no come require call token. Salviamo. Abbiamo creato la nostra utenza IAX2. È chiaro che questa operazione verrà portata a termine, e cioè il collegamento dell'iPhone direttamente al centralino Asterisk dall'esterno, solo se saranno aperte determinate porte sul firewall. Solo se ci sarà un port forwarding dall'esterno verso l'indirizzo IP dell'asterisk di determinate porte che vediamo in sovrimpressione. Chiaramente questo porta a delle problematiche correlate. Chiaramente la prima è quella che alcune porte sono aperte, quindi a discapito della sicurezza, che si può risolvere utilizzando, come ho detto precedentemente, il fail to ban. Ma se volessimo avere una sicurezza in più, se volessimo non aprire tutte queste porte, l'unica soluzione sarebbe quella di creare un'utenza di tipo SIP, un'estensione di tipo SIP, e collegarci dall'esterno attraverso una VPN. E si può fare, cioè se noi prendiamo il nostro iPhone, ci colleghiamo prima in VPN di tipo IPsec al firewall e poi abilitiamo la registrazione dell'account SIP sul centralino, possiamo telefonare. Vediamo come. Quindi in questo test vedremo entrambi i casi, però io prediligo l'ultima soluzione, quest'ultima soluzione, perché dà una maggiore sicurezza. Creiamo chiaramente un'altra estensione, un'estensione di tipo SIP. Andiamo a crearla come 230. Andiamo a mettere la solita password. E andiamo ad effettuare il submit.
A questo punto avremo chiaramente un'estensione di tipo SIP 230 e un'estensione di tipo IAX2 231. Ora non ci resta altro che provare effettivamente il collegamento dell'iPhone. Andiamo nell'App Store per installare Zoiper come applicativo. È un softphone molto molto semplice da utilizzare, e la cosa più interessante è che è gratuito, quindi lo possiamo testare senza alcun problema per vedere se il collegamento funziona o meno dall'esterno. Allora lo installiamo. Chiaramente qua è stato velocizzato il tempo che intercorre nell'installazione. Adesso non dobbiamo nient'altro che andare nelle impostazioni per disabilitare la wireless affinché possiamo testare appieno le possibilità di collegamento dall'esterno con l'iPhone. Quindi tutto il collegamento che faremo dall'esterno sarà utilizzando la rete 3G. Allora, apriamo lo Zoiper e andiamo nella configurazione, nel settings, dove dobbiamo andare a configurare i due account che abbiamo visto precedentemente. Uno è il SIP, andando a inserire chiaramente il nome dell'account, che è un identificativo di Zoiper. L'indirizzo IP del nostro server asterisk, lo username e chiaramente la password. E il caller ID, che sono tutte presenti all'interno della definizione della estensione SIP. Quindi questo nostro primo test che faremo successivamente sarà il collegamento dall'esterno attraverso una VPN di tipo IPsec. Andiamo a inserire il caller ID 230 e andiamo ad eliminare all'interno di Network Settings l'utilizzo di uno server di tipo STAN, non ci serve. Ok, abbiamo finito. Possiamo andare senza problemi andare a definire la configurazione di IAX2. Come account name mettiamo 231 e come chiaramente indirizzo IP mettiamo l'indirizzo IP esterno del nostro server asterisk, che qui per i test è stato oscurato. Andiamo a inserire chiaramente la username e la password e chiaramente il caller ID, tutte informazioni che possiamo reperire tranquillamente all'interno della nostra estensione IAX2 in asterisk. Proviamolo subito. Andiamo nel dial pad e andiamo a utilizzare subito la 231 che si è collegata e quindi andiamo a simulare subito una chiamata. Noi faremo una chiamata interna. Mi senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta fino a 20. 18, Grazie, ciao. La chiamata è stata simulata, quindi internamente è tutto corretto. Se avessimo fatto un numero esterno, il centralino, il nostro centralino asterisk avrebbe composto la chiamata esternamente senza alcun problema. Ritorniamo nelle impostazioni e andiamo ad abilitare la VPN. Dopo che è apparso sopra il loghetto di VPN, possiamo subito utilizzare il nostro account SIP. Andiamo in 230 come account e vediamo che si registra subito. Come prima, facciamo il nostro test sempre al nostro interno. Mi senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Grazie, ciao. Perfetto, la nostra chiamata è stata effettuata senza alcun problema, nonostante la VPN.